ci siamo con l'ultima parte della campagna di William Wallace, della battaglia di Falkirk. Let's go! Il solo modo di difendere i paludosi bassopiani che circondano Falkirk è costruire un castello e il maggior numero di mura che si possono riuscire ad alzare in così poco tempo. Queste fortificazioni serviranno a proteggere il nostro campo mentre costruiamo le armi d'assedio con cui assaltare il castello inglese. Wallace ha giurato che, una volta costruito il castello, si unirà alle nostre forze ed insieme attaccheremo Longshanks e le sue truppe. Ok, sto usando un altro metodo di registrazione, speriamo vada tutto bene. Allora, costruisci un castello, distruggi il castello inglese, sono i rossi, poi c'è Wallace, i gialli, che saranno i nostri alleati. Abbiamo utilizzato l'interfaccia, ah sì, va bene. Gli scozzesi ad esempio, ok, mentre gli arcieri britannici sono in grado di colpire i bersagli a grande distanza. Perfetto. Allora, Gli iniziamo. inglesi potrebbero attaccarci in qualsiasi momento. Alcune Sì. mura sono già pronte, ma dovresti completarle non appena avrai un numero sufficiente di pietre. Quindi abbiamo delle mura nude da completare. Facciamo un po' di abitanti allora. Vediamo un po' l'esercito. Allora. Qua c'è altra gente, li portiamo qui. Ah, qua mancano delle mura, appunto. Allora. Se possiedi risorse di un particolare tipo in eccesso, puoi venderle al mercato in cambio di oro. Quindi utilizzarle per comprare ciò di cui hai bisogno. Qui manca la roba da esplorare. Oh, ah, sono le torri là. Va bene, adesso piano piano dobbiamo stabilire un'economia. Allora, ma io direi di andare di cattiveria così. Puoi Allora. anche costruire torri per difendere la tua città. Le unità possono radunarsi all'interno di una torre per difenderla e per proteggersi, mentre gli arcieri possono addirittura scoccare le loro frecce da una torre. Sì. Allora, controlliamo un attimino qua com'è la situazione delle mura, perché purtroppo il problema delle mappe già complete è che così. Qua. Le mappe già complete, diciamo, sono già impostate, quindi devi vedertela con quello che ti sta offrendo il gioco. Allora, mettiamo loro a fare loro. Ok, facciamo questo così magari sfruttiamo la visione che hanno gli alleati. Poi dobbiamo potenziare la raccolta Per costruire risorse. un castello, dovrai per prima cosa avanzare all'età successiva, l'età Sì. dei castelli. Cosa che faremo a breve, tra un po' passiamo all'età dei castelli così. Così possiamo fare tante robe. Però questa cosa non mi piace qua. Me l'ha messo il gioco, noi la mettiamo più vicina possibile. Perché se no I ci mettono pulsanti un avanzati consentono di impostare gli stati di combattimento dei soldati. Un soldato in atteggiamento difensivo sarà meno propenso ad attaccare un nemico in avvicinamento. Fai clic su un'unità militare, quindi osserva i pulsanti atteggiamento di combattimento nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Utilizzando i pulsanti avanzati è possibile ordinare a un soldato di pattugliare una zona lungo diversi punti predefiniti e di difendere o seguire un'altra unità. Sì, vabbè, qua ci spiega le robe appunto classiche. Allora, rivediamo un attimo. Costruisci un castello e distruggi il castello inglese. Ok, quindi adesso ci preme fare i castelli. Serviranno 800 di cibo e 200 di oro, quindi via di produzione adesso. Tanto qua mi servono un po' di boscaioli appunto. Facciamo. Ah, non abbiamo abbastanza legno. Qua dobbiamo raccogliere legna adesso.
prima di fare qualche abitante nuovo. I pulsanti avanzati consentiranno di accedere a un nuovo tipo di formazione, denominata formazione bloccata. Grazie alle Spaccando tutto. formazioni bloccate, potrai specificare il tipo di formazione adottata dai soldati. Una formazione chiusa è, ad esempio, utile per proteggere un'unità debole, quale un mort. Allora, facciamo i castelli, poi appena raccogliamo avanzapietra facciamo un castello e iniziamo a pestare il computer. No, ho sbagliato. Allora, qua possiamo fare arcieri. Appena passiamo ai castelli li trasformeremo in balestrieri. Questi invece sono cavalieri, che non possiamo potenziare perché siamo ancora all'età feudale. Quindi vediamo un pochino. Qua, vabbè, il computer ci finirà di spaccare le torri, ma a me non interessa, sinceramente. Facciamo un po' di questi potenziamenti. Prima però volevo fare questo, perché adesso ci servirà un sacco di pietra. Infatti mando pure Beat lui, poi torniamo con la produzione degli abitanti. Qua vabbè. Comunque questa è la flotta del signor Wallace, nostro alleato. Che vuole pestare gli inglesi. Qua abbiamo un tizio solitario come al solito. Abbiamo un campione che si è perso nei boschi. Se voi spaccatemi le torri, tanto non mi interessa. Tanto la cartografia ci ha aiutato poco comunque. Questa è l'ultima che spaccheranno. Quasi quasi però faccio una roba. So che è molto lontano, però se non vengono a rompermi le scatole posso fare un po' di moli, un po' di barche. Poi non so dove si trovano gli inglesi, non so dove stiano. Complimenti. Oh, eccoci qua. Avrai molte cose da fare nell'età dei castelli. Per prima cosa, prova a costruire un laboratorio d'assedio per creare arieti da sfondamento e altre armi da assedio. Allora, ci servono abitanti. Tantissimo ci servono adesso. Questo non possiamo farlo. Neanche questo, ancora un po' manca. Adesso li picchiamo. Devo solo ristabilire un attimino l'economia. Facciamo questo. E poi facciamo il castello. Qua ci serve la legna. Qua, prossimi abitanti, purtroppo ci serve tantissima legna adesso. Tanto che si fa il castello. Abbiamo preparato il nostro... Aia, qua c'è il signor tizio. Allora, tu torni in base. Fai fare la legna. Purtroppo. Potrebbe essere necessario assegnare altri abitanti del villaggio alla raccolta delle pietre, in modo da averne a sufficienza per costruire il castello e tutte le fortificazioni di cui avrai bisogno. Ma non mi dire. Ottimo! Con il nuovo laboratorio d'assedio potrai creare arieti da sfondamento. Tra Gli un po' però. arieti sono lenti, ma resistono ai colpi delle frecce e sono ideali per abbattere le mura. Avrai bisogno di numerosi arieti per attaccare il castello. Ah, vuole anche la legna? Ok. Adesso aspettiamo poco a poco. Questa parte sarà un po' di stallo. Magari faccio anche un po' di tagli. Mi è venuto adesso in mente. Potrei tagliare qualcosa fino a che magari non ristabilisco l'economia, roba del genere, perché può risultare noioso, soprattutto in futuro, perché le campagne dureranno un sacco. Quindi ci vediamo a un prossimo aggiornamento. Magari per voi passerà un secondo. Vediamo come si sviluppano gli eventi.
completato il castello. Presto Sir William sarà qui e allora potremo attaccare gli inglesi. Ok, non è passato tantissimo tempo, anzi quasi nulla. Intanto mi hanno preso di mira il porto. Wallace è arrivato. Eccoli. Mi hanno preso di mira il porto e mi hanno... e ho costruito il castello, quindi... ottimo. Allora, portiamo qua queste unità. Questi sono galeoni, questi li usiamo di brutto per attaccare. Questi ci servono un sacco. Sono anche navi da... da trasporto. È possibile creare una delle unità più potenti. Crea altri 10 predoni del guado. Ok, sono i predoni del guado. Vediamo gli obiettivi nuovi. No, distruggere il castello. Comunque i galeoni ce ne sono due, ho failato. Le altre sono navi da trasporto, ma le useremo per scoutare la situazione. Oh! Qua? Venite, venite. Fatevi sotto. Guardalo con l'ariete, il mini ariete. Allora, noi faremo questi. Qua mantenete le posizioni. Spaccate. L'ariete è duro, eh. L'ariete è bello duro da spaccare. Fatta apposta. Ok. Con William Wallace e i suoi predoni del guado al nostro fianco, gli inglesi si ritroveranno nei guai. Meno male che ci hanno aiutato. Una volta che avrai un grosso esercito e numerose armi d'assedio a disposizione, distruggi il castello. Vai, vai, vai. E il castello sarà da questa parte, ovviamente. Perfetto. I trabucchi sono gigantesche armi da assedio, dotate di grande gittata e disponibili solo nell'età imperiale. Serve l'imperiale. Ricorda che i trabucchi devono essere imballati per essere trasportati e disimballati per fare fuoco. Ok, allora come prima faccio un taglietto e vediamo come si evolvono gli eventi. Ok ragazzi, intanto qua ho messo i galeoni a picchiare il centro città, che è quasi a metà vita. E gli ho fatto fuori anche qualche cittadino qua in giro. Lui sta continuando ad attaccarmi con questi poveracci. Mi sa che adesso inizieremo ad attaccare seriamente. Però rispondete voi. Allora, abbiamo i nostri petardi che li mettiamo sul 4. E l'oro. Ok. Iniziamo la manovra di attacco allora. Tanto qua mettiamo un po' così per non essere disturbati. E attacchiamo questi intanto. I petardi portiamo, che saranno molto importanti. I petardi. Adesso ci vendichiamo delle torrette che ci hanno spaccato sti maledetti. Tu? Da solo? Non ho fatto grande esercito nuovo, cioè ho lasciato quasi gli stessi. E adesso andiamo a rovinargli la festa. Ok. Non ho lasciato nessuno a difendere, ma confido nel castello. Tanto qua ci mettiamo i galeoni. Anzi no, continuate a spaccare. Chiamiamo anche i petardi, che sono gli invitati speciali della festa. E intanto con gli arieti iniziamo a sfondare qua la situazione. Usiamo gli arieti, lasciamo i petardivi qua, tanto il centro città viene demolito. Qua adunata, li mettiamo così e spacchiamo tutto con gli arieti. Sono quelli base, ma non importa. Intanto facciamo... ah no, non possiamo. Facciamo il carretto a mano. Tra poco passiamo anche all'imperiale. Qua difendete. Perfetto. Spaccate il cancello. Guardate come va giù con gli arieti, sono fortissimi. Questo richiederebbe un sacco di tempo
unità normali. Qua come procede? Poveracci. Ok, poi gli spacchiamo anche questa torre. Voi difendete, bravi. Spaccate la torre. Entriamo. Dobbiamo trovare il castello adesso. Qua c'è un'altra torre. Tanto difendiamo gli arieti noi. Dove sarà il castello? Intanto facciamo avvicinare i petardi, non troppo. E vediamo dove si trova il castello. Tanto lì, bravi arieti, spaccate l'altra torre. Allora, vediamo un po'. Intanto ha un'economia fortissima l'inglese. Petardi, bravi. Allora, dove avrà il castello? Vediamo. C'ho paura dei petardi che me li attacchino. Oh, abbiamo spaccato il centro città finalmente con i due galeoni. Ok, portiamo i petardi più vicini. Guardate il... dove c'aveva il castello questo? Non mi ricordo. Eccolo qui. Però c'è un'altura, dobbiamo fare il giro. Chiamiamo i petardi. Da dove si passa qui? Amico mio. Qua c'è l'università. Forse era dall'altra. Tu morirai. Sì, dobbiamo fare il giro probabilmente. Ah no, era da qua, sono stupidissimo. E allora, petardi, andate, attaccate. Non ho visto l'entrata qua, sono proprio stupido. Tanto le unità fanno il giro. Però aspetta, aspettiamole. Perché resistono i petardi, ma vorrei farlo tankare alle truppe. No, no, voi finite, arieti, andate, andate. Vi avevo lasciati mantenere la posizione, non stavano facendo nulla. Allora, andate. Poi ci mandiamo i signori petardi. Facciamo così. Questo non stavo badando all'età imperiale perché abbiamo praticamente vinto. All'attacco del castello adesso. Con i nostri amici petardi. Guardate il danno adesso che prenderà il castello. Guardate. Boom. Cioè, li abbiamo fatto quasi 3000 HP con quei petardi. Avrei dovuto farne altri. Adesso li finiamo con queste unità. Perfetto. Molto meglio senza la voce del tutorial comunque. Almeno non Il per tutta la castello inglese a partita. Marker non esiste più. Le pretese degli inglesi sulla Scozia sono state spazzate via. Le forze di Wallace hanno trionfato. Sì. Abbiamo vinto. Vediamo gli obiettivi, cos'erano? Ah no, finiti. E niente, sì. Questo era il piccolo avamposto inglese. Comunque molto meglio senza la voce del tutorial. Ogni 2 secondi che mi arrivano anche trofei. Ogni 2 secondi il tutorial che ti dice cosa fare. Questa è stata molto meglio. E qua si è conclusa la prima campagna di William Wallace. Adesso ci guardiamo l'ultimo filmato e poi ci salutiamo. Sembrava certo che a Falkirk saremmo stati sconfitti, ma in qualche modo, nonostante fossimo già sopraffatti per numero ed efficace dagli archi lunghi inglesi, abbiamo vinto. Il castello inglese è stato distrutto e al suo posto ne sorge ora uno scozzese. William Wallace ci ha mostrato la strada che conduce alla vittoria. Nonostante sia soltanto un uomo, è capace di ispirare negli altri grandi azioni. È
e molti principi e lord scozzesi hanno sfoderato la loro spada con la sua. La spada di Wallace è lunga 5 piedi e mezzo ed è stata forgiata in Scozia, naturalmente. Wallace ha promesso di non fermarsi finché la sua spada non sarà conficcata nel collo di Edoardo I Longshanks. La lotta continuerà, ma noi abbiamo imparato le regole della guerra. E adesso sono gli inglesi ad avere paura. Ed ecco la conclusione di William Wallace, la campagna di addestramento. Queste sono le altre della campagna Age of Kings, che magari vedremo in futuro. E la prossima sarà la seconda, quella di Giovanna d'Arco. E niente, per oggi si conclude qua con la prima campagna e ci vediamo a un prossimo video, prossimo gameplay. Non so se continuo direttamente con Age of Empires, se non me lo scrivete, visto che qualcuno la stava seguendo, la stava iniziando a seguire questa serie. E niente, se volete direttamente subito Giovanna d'Arco o altre robe. Ciao ciao e buonanotte.